Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Potenti fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. La colpa, mia colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
ci precede e ci accompagni sempre la tua grazia per il tuo paterno aiuto. Non ci stanchiamo mai di operare il bene. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità santo dei secoli dei secoli. Dal libro Isaia. Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo mondo un banchetto di grazie vivante, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Su questo mondo il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Asciugherà ogni volto, l'ignominia sul suo popolo, farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco, il liberato perché ci salvasse. Questi è il Signore in cui abbiamo sperato. Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore è questo mondo. Parola di Dio. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome, anche se va oscura, non ho alcun male perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici, ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita, a casa dei lunghi giorni. Dall'Aula Apostolo ai Filippesi. Fratelli, so vivere nella povertà come so vivere nell'abbondanza.
Sono allenato a tutto e per tutto, alla sazietà e alla fame, tutto posso in colui che mi dà la forza. Avete fatto bene, tuttavia, a prendere parte alle mie tribolazioni. Il mio Dio, a sua volta, colmerà la Chiesa con magnificenza in Cristo Gesù. Al Dio e Padre nostro sia gloria nei secoli dei secoli. Amen. Parola di Dio. Padre del Signore nostro Gesù Cristo, illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: «Cieli, c'è un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò i servi per conquistare, dite agli invitati: ecco, ho preparato il mio pranzo, i miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto, venite alle nozze». Ma quelli non se ne curarono i propri affari, altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere e diede la loro città. Poi disse ai suoi servi: «La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade, sarete chiamati». Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e che non indagava, gli disse: «Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale?» Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: «Legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle terre a pianto e di denti, perché molti sono chiamati ma pochi eletti».
Parola del Signore. Che cos'è, fratelli e sorelle, l'abito nuziale? È quella veste bianca che per bontà abbiamo nel battesimo. E insieme a quella veste le tre virtù fondamentali: la fede, la speranza e la carità. Queste virtù tutti le abbiamo, sia che siamo buoni e sia che siamo cattivi. È un dono grandissimo di Dio. Come diceva poc'anzi l'Apostolo Paolo, tutto posso in colui che mi dà la forza. Chi ti dà la forza? Non in male, perché noi purtroppo con i nostri peccati l'abbiamo. Almeno 7 volte al giorno. Il giusto dice pecca 7 volte al giorno. Figuriamoci noi che non lo siamo. Però quella veste ti dà il diritto di partecipare alle nozze. Eccoci qua, alla Santa Messa, in cui il cristiano inserisce in questo mistero così profondo di passione, di morte, ecco perché tutti siamo chiamati a questa mensa. Ma passare la porta delle nostre chiese senza quest'abito. Pensate per un attimo se noi mancassimo di fede. Diremmo, ma che stanno a fa quelli là dentro? Una bella rappresentazione. C'è uno lassù che prega un po'. Senza la fede diventa un teatro. Ma con la fede, anche se appiccicata a un povero peccatore, qua noi non siamo in un teatro, siamo sul Golgota, dove alla sua crocifissione, alla sua morte, e infine alla sua resurrezione. Tra poco lo diremo nel Mysterium Fidei. La morte e la sua resurrezione, altro che teatro. Siamo di fronte a una scena terribile dove il nostro Signore si offre ancora per noi. Per noi peccatori, che ha incontrato ai crocicchi delle strade, siamo noi.
che per sua grazia oggi ci ha portato qua e ci ha venite alle alle mie nozze. Difatti il nostro Signore, morendo in croce per noi, e la colpa furono i romani, no per niente, come ci insegna il grande predicatore San Leonardo da Porto Maurizio, cosa ci insegna, potremmo dire, che sono i miei peccati, i peccati di Luca, che purtroppo hanno crocifisso il nostro Signore Gesù Cristo. Altro che i romani. Sono i peccati di tutta l'umanità che hanno crocifisso. E quando veniamo qua, cosa facciamo la prima cosa? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa, e ci battiamo il petto, perché siamo consapevoli che il nostro peccato ha affondato quei chiodi, che il nostro peccato ha fatto sì che il nostro Signore patisse così tanto. E come si fa a venire a questa fede? Cioè il Golgota. Il diventare via. Per ricordarci questo, della sua sacratissima passione, che l'ha accettata per me. Non ha fatto un viaggio turistico nostro Signore a Gerusalemme, manco per idea. O non vi ricordate come sudava sangue nell'orto del Getsemani? Di questo invito, sudar sangue vuol dire proprio patire tantissimo, sapere. Eppure l'ha fatto per me, per voi, per tutti. Noi non possiamo ridurre le nostre chiese a un bello spettacolo. Davanti al Golgota, finiamola di rendere le messe un bello spettacolo, perché siamo qua di fronte a una tragedia, dove però risplende la forza di Dio, che per virtù propria lo ha risuscitato dai morti. Ma questo non vuol dire, come dice qualcuno, ma tanto fai tutta la passione che ha fatto lui e poi te ne accorgi. Quando questa è la messa, eh? È questa la messa. E soltanto questa è la messa. Allora vedete com'è importante che noi ripensiamo interiormente a questo invito alle nozze. È vero, con la sua morte, con la sua risurrezione, per sempre sposa la nostra anima, perché ci rende uniti a sé mediante il santo battesimo. Questo è vero, ma vorrebbe che noi avessimo almeno ragione. Non possiamo rimanere insensibili di fronte alla sua santificazione, come se fosse così un rullo che passa. No, la messa è questo. Ecco perché è importante venire a messa,
per ricordarci di quanto Lui ha patito per me, per non mandarmi all'inferno, prima e poi motivo per cui, perché noi all'inferno non ci vogliamo andare, Lui lo sa. Ecco perché sceglie tutti a queste benedette nozze. Ecco tutti, perché Gesù questa salvezza la vuole donare a tutti. La situazione che impedisce questa salvezza, la prima parte del Vangelo, è l'indifferenza. A quanta gente non gliene importa nulla della salvezza eterna? Sono tanti. Che pensano di essere giusti e non lo sono. Ma il nostro Signore viene a cercare proprio noi peccatori, noi che siamo bisognosi di questa salvezza e la vogliamo. Guardate come è grande il nostro buon Gesù, che pur sapendo che siamo dei poveri peccatori, che ci confessiamo, che ricaschiamo sempre nei nostri peccati, Lui ci ama. Ma cosa vuole? Una cosa sola. Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Se l'ho dato Gesù Cristo. Rinnoviamo la credo, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio luce da Dio vero, da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini la nostra salvezza discese dal cielo. E però segno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, nella gloria per i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore dalla vita e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo di credo la Chiesa Santa, Cattolica, Apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, la resurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, preghiamo con fede il Signore Dio, che vuole che tutti gli uomini siano riuniti attorno al suo Figlio Gesù. Insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Perché il Papa, con la sua presenza e parola, apra i cuori a noi, risponda nei giovani un futuro più sereno e giusto. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché la parola di Dio raggiunga i cuori di tutti gli uomini che il Signore vuole salvare. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. I religiosi, attraverso la loro opera, facciano conoscere l'amore del Padre.
la gioia del perdono e la solidarietà dei fratelli. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Perché gli strumenti di comunicazione sociale siano saggiamente usati dagli addetti alla produzione e dai loro recettori. Preghiamo. Ascolta, Signore, perché la Santa Messa, come diceva il beato Carlo Acutis, sia autostrada per il Paradiso. Preghiamo. O Padre, fa che sperimentiamo e gioiamo, che comporta figli di Dio, per Cristo nostro Signore. Vostro sacrificio sia gradito al Dio Padre onnipotente. Il Signore riceva la nostra per il nostro e fa che questo santo sacrificio, espressione perfetta della nostra fede, ci apra il passaggio alla gloria del cielo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Signore nostro Dio, per cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie, Signore Santo, per Gesù Cristo, tuo dilettissimo Figlio. Egli è la tua parola vivente. Per mezzo di Lui hai creato tutte le cose e lo hai mandato a noi, Salvatore e Redentore, buono Spirito Santo, è nato dalla Vergine Maria, per compiere la tua volontà e acquistarti un popolo santo, e gli stese le braccia sulla croce, morendo. La morte o la risurrezione, per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo a una sola voce la tua gloria. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, diventino per noi il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versate dei peccati, fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla a compiere il sacramento umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su rendila in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Simone e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, che sia tua clemenza mettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo, con gli amanti che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito, onore per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo come il nostro Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, con i nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace. Tu che vivi secoli dei secoli, la pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli il mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
Beati gli invitati, ecco la toglie i peccati del mondo. Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. E misericordioso che ci hai nutriti con il corpo e il sangue del tuo Figlio, per questa partecipazione al suo sacrificio, donaci di comunicare la sua stessa vita, egli vive e regna nei secoli. Santa Maria delle Grazie di Montenero, patrona della Toscana, e speciale protezione del popolo livornese, grazie per la tua vicinanza in questo. Il popolo assaggia e illumina, aiuta tutti noi a comprendere e vivere questa prova meditando la nostra fragilità e imparando a saper ricercare l'essenziale. Noi ben sappiamo che il tuo cuore di madre non può rimanere insensibile al grido dei tuoi figli. Vergine Santissima di Montenero, ascoltaci e soccorrici. Amen. Il Signore a voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
La messa è finita, andate in pace.